Ok, questo video box non è facile. Credo che da adesso in poi Prismatic si prenderà Ciao Darling, perché mi era sempre piaciuto come saluto e mi scoccerebbe proprio l'idea di lasciarlo perdere. Questo video box è una sorta di zuccherino, tra l'altro, perché è il primo in italiano che viene ospitato direttamente da Prismatic. Tutti quelli precedenti sono stati passati qui da Bluebeam, che con questo video viene salutato. Tra l'altro, non so se hai notato l'estremo ambizioso nuovo formato dei titoli dei videobooks. Questo teoricamente sarebbe Books 21, ma l'ho chiamato S2 e 1. Oltre a ricordarci la dolorosa scomparsa di Mega Video, questo dovrebbe teoricamente far notare il nuovo formato. Suona molto vanesio così, ma insomma, di questi videobooks ho deciso di farne più spesso e di tenerli più snelli, quindi di parlare di 5-10 libri massimo, e in modo un pochino più sintetico, in modo da cercare di non causare la morte per tedio, come al solito. E andiamo a cominciare con una pila che è veramente bassa per gli standard a cui mi ero abituata, però se non altro magari non facciamo sti 45 minuti di pacca. Dunque, prima un breve follow-up sulla faccenda dei fumetti. Mi sembra d'obbligo far notare questa storia di Superman si chiama L'Anello Nero e ha come co-star, come si dice? Special guest, ospite speciale, Death. È inutile che io stia a specificare, è vero, la mia totale dipendenza dai personaggi di Neil Gaiman. Non saprei dire per quanto riguarda il fluire delle storie di Superman in generale, perché non sono una lettrice abituale. Ma ho apprezzato il fatto che ci si becchi, aspetta, eccolo qua, Death con un bell'ombrellino di pizzo, che non ha niente a che fare con i disegni di Buffalo, però insomma è sempre carino. Io probabilmente l'ho apprezzata anche solo per il fatto che c'è Death. Passando ai libri veri e propri, non per questo per far considerare meno i fumetti, perché proprio non è il mio caso. Ah no, aspetta! Di fumetti, giusto oggi mamma mi ha passato, credo che l'abbia trovato dentro di Repubblica, una striscia di Leo Ortolani, che è questo personaggio che si chiama Mucca che dorme. Ora, queste sono 18 vignette e quello che secondo me è inevitabilmente vincente di Ortolani sono le sue faccette, tipo questa qua. Ecco, a me la faccetta quando i personaggi di Ortolani sono sconvolti o presi di sorpresa da qualcosa, niente, mi fa ridere in ogni caso. Io personalmente Mucca che dorme la metto dunque sotto Ratman, sotto Venerdì 12, ma forse prima di L'ultima burba e sicuramente prima di, come si chiama, quelli di Parma? Vabbè, niente, questo è un po' di passaggio. Dunque, primo libro di cui parlo, in italiano non è ancora uscito, ma non vedo l'ora che esca. È il primo libro di questo Ben Lurie e si chiama Storie per la notte e alcune per il giorno. Ed è una storia, serie, vabbè, ciao, serie di favole veramente strambe. Intanto i temi, meno male che le ha divise per giorno e notte. È una divisione che funziona perché alcune effettivamente ti attanagliano con l'ansia e altre meno, o addirittura no. Per il resto variano per tema e personaggi veramente tanto. I personaggi non hanno nomi propri, sono il ragazzo, la ragazza, il polipo, la casa, il mare. E già detta così ti dovrebbero formicolare le mani, sì, c'è formicolare, all'idea di quali storie potrebbero portare insieme tutti questi personaggi. Alcune di queste brevi favole a me sono sembrate più degli esercizi di stile, magari non le ho capite a fondo, altre sono veramente poetiche. E questo stile, che magari all'inizio può sembrare sterile, in realtà non lo è affatto. Il fatto che i suoi personaggi sembrino impersonali e sterili viene completamente addolcito dal fatto che i temi trattati non lo siano affatto, che siano estremamente personali e che sia facile sentirsi in relazione. Io l'ho trovato magico, si legge velocissimo, ripeto, serie di storie brevi, stasera non ce la si può fare. Sai che io sono molto di parte perché adoro le storie brevi, ma questo te lo consiglio veramente tanto. Tra l'altro, se per caso vuoi cominciare a leggere in inglese, il fatto che abbia questo linguaggio così volutamente semplice, secondo me potrebbe aiutare. Se vuoi cominciare. Qui niente, po' di meno che vincitore del Pulitzer. Dunque, in italiano l'hanno tradotto Il tempo è un bastardo e lo trovo per una volta un titolo molto adatto. Originalmente sarebbe stato, boh, la visita
Una goon squad è solo un gruppo di violenti mascalzoni. Quindi sì, sarebbe venuto piuttosto male tradotto letteralmente. Ho visto la copertina italiana e ho letto un tot di opinioni che riportavano più o meno la mia, insomma, che io condivido. Io non ho niente contro i premi, anzi, è una cosa fantastica, grande Jennifer, evviva che hai vinto il Pulitzer, però, ed è peggio nell'edizione italiana, non tollero quando suddetti premi diventino un marchio sulla copertina che non posso togliere, cioè piuttosto mettimi la fascetta che poi me la uso come segnalibro. Però così mi dà fastidio. Nell'edizione italiana è grande la scritta, vincitore del premio Pulitzer è grande più o meno come il nome dell'autore. Ed è un po' come quando c'è un film dove il punto clou del cartellone sia prodotto dagli stessi che hanno pagato per, non so, Paranormal Activity, per esempio. Dunque, la buona notizia per Il tempo è un bastardo è che l'HBO ha preso i diritti e lo sta adattando. Mimi, no, sulle vignette di Ortolani. Lo sta adattando in una serie televisiva. E intanto è l'HBO, e secondo me ci fidiamo abbastanza, no? Dell'HBO. E poi, secondo me, la struttura di questo libro è perfetta per essere trasformata in una serie, perché è una folla quasi infinita di personaggi, sono veramente tanti, e i capitoli sono tutti molto diversi l'uno dall'altro. In questo somiglia più a un fluire di storie brevi che a un romanzo. Io personalmente per questo non l'ho trovato discontinuo, perché su uno stesso panorama, ripeto, tutta questa marea di personaggi che in un modo o nell'altro è coinvolta nell'industria della musica, viene data una visione, sembrerà buffo, ma molto a prisma, cioè come se tu potessi girargli intorno e vederlo da molti lati diversi. È una storia che riguarda il crescere e l'invecchiare, che sono la stessa cosa, però non del tutto, e mantiene un occhio estremamente curioso sui cambiamenti della cultura e i cambiamenti di questo mondo velocissimo in cui ci troviamo. Quello che è delizioso è quando in un capitolo riconosci un personaggio che hai già visto in un altro capitolo, e quindi visto appunto sotto una luce leggermente diversa, si aggiunge un'altra dimensione a questa immagine che ne stai facendo in testa e diventa quindi più completa. Sai come casco sempre nei giochini di impaginazione strani? Ecco, io sono caduta in questo per questo. Ha dei lati assolutamente geniali, ma geniali a livello di casa di foglie. Trovo che sia un libro bellissimo, ha un modo incredibilmente nuovo di dire le cose. Però allo stesso tempo non mi è sembrato un vuoto esperimento, no? Quelle cose che si fanno solo per cercare di dimostrare quanto si è intelligenti. No, questo è veramente molto intelligente. Strano, nuovo ed estremamente intelligente. Io non mi ricordo se di questo avevo già parlato, però insomma, sono i libri di Richard Castle, questo è Naked Heat. Per me è divertentissimo quando li trovo, di solito li trovo da Forbidden Planet, sempre a Londra. Ed è bellissimo perché è come trovare una prop, come quando trovi una replica dell'Unico Anello che si è fatta proprio molto molto bene, cioè voglio dire. A me piacciono molto, trovo che siano dei gialli, dei mysteries ben costruiti, intelligenti e il gioco di metatesto che ti fa passare da Richard Castle ai personaggi che Richard Castle incontra davvero nella serie, che lui trasforma qui in personaggi che però subiscono due passaggi perché Richard Castle effettivamente è un attore che si chiama, non mi ricordo. È divertentissimo, ti tiene sempre molto allerta nel fare il passaggio tra i personaggi della serie e ipotetiche persone reali. Si è discusso e litigato su Steve Jobs, secondo me, più di quanto fosse necessario. Comunque, io avevo messo nella mia lista dei desideri per Natale la biografia di Walter Isaacson. In realtà sto diventando preda completa degli ebooks, che non trovano posto in realtà in questa piccola selezione per questo nuovo video nella nuova formula. E quando avevo visto l'entità fisica di questo libro avevo pensato, ma no, dai, me lo compro in ebook. Poi va bene, mi è stato regalato. Ho cercato di essere obiettiva perché so di aver trasformato Steve Jobs in una figura mitologica. Io credo, come tutti, di voler popolare il mio personale universo di divinità, che siano personaggi di fiction o meno. Non avendo conosciuto Steve Jobs nella vita reale, l'ho certamente ricoperto di un mantello mitico. Rendendolo questo inventore dotato di una visione più alta senza farlo mai passare soltanto per un commerciante molto furbo. Credo ci possa veramente essere spazio per qualunque opinione. Di fatto ho cercato di leggere questo libro con uno straccio di obiettività e non sono sicura che mi abbia fatto bene, cioè non sono convinta che sia una missione valida cercare di vedere quanto dei tuoi miti affondi radici nella realtà.
O quantomeno, se cominci una missione di questo genere, è necessario che tu sappia che lo stai facendo. Perché comunque il risultato è stato che ho avuto un approccio molto scettico. Invece mi sarei aspettata delle due di prenderlo come questa lode senza fine a Steve Jobs. Invece no. Anzi, sono sempre stata piuttosto distaccata. Si promette di raccontare luci ed ombre, mi sembra sia troppo luminoso anche quando racconta le ombre. Certo mi ha dimostrato che ero di un'ignoranza caprina, io non sapevo neanche che fosse stato adottato, non avevo idea dei riflessi, dei supposti riflessi psicologici che questo fatto possa aver avuto sulla sua vita e sulla sua condotta. La verità è che ho trovato dei punti di questo libro fonte di ispirazione. Viene dipinto come una persona che aveva i propri scopi molto molto chiari davanti e che raramente lasciava che qualcosa si mettesse tra lui e i suoi scopi. Questo, in generale, secondo me è un dato positivo. Quando questo ovviamente ti porti a calpestare altre persone, no, però ok, questo è la fiera dell'ovvio. Mi piaceva questo contrasto che ti fa vedere quanto sia vicino il passato nella copertina, per quanto posso dire, forse sono io appunto che esagero a questo punto dall'altra parte, ma perché hanno dovuto photoshoppare il ponte degli occhiali? Va che è photoshoppato, giuro. Perché? Va che non c'era nessun bisogno. Io non so se sia stato soltanto un furbo che con componenti di qualità media abbia creato degli oggetti esteticamente graziosi, tali abbastanza da giustificarne il prezzo allucinante, o se effettivamente abbia cambiato il modo di fare le cose. So di avere a disposizione solo il mio personale parere, quando invece cerco sempre di considerarli tutti. Shakespeareanamente alla sogno o storia poco importa, ripeto, io l'ho trovato d'ispirazione, in alcuni punti. Altre volte sembra un bicchiere con lo zucchero sopra. Per cui se ci sono delle bugie ti rendono ben chiaro che sono avvolte in una serie di promettenti verità per cui te le inghiottirai tutte senza accorgerti della differenza tra l'una e le altre. Questi due sono due, anzi sono il papà e il figlio di 1984. Dunque, questo l'ho ricevuto in regalo e mi ero fatta ripetere il nome e cognome dell'autore 10 milioni di volte per cercare di essere sicura di poterlo pronunciare con sicurezza. Fail! Quindi adesso lo scrivo perché non ho intenzione di imbarazzarmi ancora una volta. Si chiama Noi, è stato scritto tra il 20 e il 21 ed è il papà di tutte le distopie. Orwell ammise il debito che aveva nei confronti di questo libro. Quello che secondo me è stato che per me personalmente è stato interessantissimo mentre lo leggevo, intanto era sapere di essere non tanto al centro quanto alle radici di queste distopie. Distopie. Forse il primo che ha captato nell'etere il vibrare di quest'idea a cui adesso dobbiamo tanto e a cui dobbiamo 1984 e Brave New World e tutte le grandi distopie inglesi e non. A volte può essere forse un pochino ingenuo, ripeto, 1920-21, ma quello che secondo me è sensazionale è che in ritratti con il contrasto così alto viene sì fuori l'ansia dettata da un mondo che si è arreso alla tecnologia e l'ha resa questo potere onnipotente di controllo, però allo stesso tempo mi sembra faccia emergere quello che è veramente al centro di tutti gli umani e che li rende tutti umani, quindi che ci rende tutti la stessa cosa. In questo è dolce, è affascinante. È come se qualcuno ti raccontasse una storia molto molto credibile sull'essere su un'isola deserta e all'improvviso ti rendi conto quali sono le cose veramente importanti, mi spiego, proprio quando mancano ovviamente. Forse in quei casi ti accorgeresti velocemente, tornando alla Apple, che il tuo iPod non è poi così necessario alla tua sopravvivenza come può sembrarti adesso, come può sembrarmi adesso, effettivamente io lo dico sempre, senza i Maps sono morta. La cosa che ho apprezzato, no, allora adesso qua sembra che io vada fuori tema, ma non del tutto. Non so se hai mai visto Equilibrium. Per quanto mi riguarda, Equilibrium ha il difetto di Christian Bale. A me Christian Bale non piace moltissimo. In questo film, secondo me, è perfetto. Perché il punto è un mondo distopico dove è stata creata una molecola, una soluzione che bisogna iniettarsi, se non mi sbaglio, due volte al giorno e questo fa sì che distacchi completamente l'essere umano logico da quello emozionale, emotivo. Quindi si è scelto di fare a meno dell'emozione data dall'arte, delle lacrime per compassione, dell'amore, per
in tutto il pacchetto, fare a meno anche di omicidi passionali, furto, violenze di questo genere, bla bla bla. Fino a due terzi, secondo me, è un film stupendo. Dopo cede un po' e diventa un film d'azione un po' meh. Benché, ripeto, sia un film che mi è piaciuto molto, secondo me, in queste moderne riedizioni delle distopie, a volte non si va troppo per il sottile e quindi anche per Equilibrium mi sembra che si veda facilmente che è un make-believe, che è una recita ed è una cosa che non apprezzo necessariamente in qualsiasi genere di opera d'arte, cioè a me piace essere completamente avviluppata da qualcosa che leggo o che guardo, mi piace poterle credere completamente, anche solo per il momento in cui sono lì. Equilibrium ha il difetto di essere troppo bianco e nero. Oui, è sensazionale perché nonostante, ripeto, questo controllo a 360 gradi sull'essere umano, la poesia e quello che ci può essere di lirico innato nella natura umana non viene perduto. E io, visto che io sono convinta che gli uomini debbano sempre guardare in su verso le stelle, indipendentemente da perché lo facciano o cosa cerchino dentro le stelle, in un modo o nell'altro hanno l'istinto di guardare in su. In lui questo istinto non viene negato. Quindi riescono a coesistere questo distopico ipercontrollo e la natura lirica dell'uomo. In questo è incredibilmente realistico. Quindi sì, forse l'ansia indotta da questa distopia è più efficace di qualsiasi altra distopia, a parte 1984, che può essere stato ispirato da questo, ma per quanto mi riguarda resta il capolavoro nell'argomento. Se l'argomento ti interessa, se il clima ti interessa, questo veramente non può mancare. Io sono di un'ignoranza anche qua, caprina, per quanto riguarda letteratura russa, quindi l'ho dovuto ricevere, meno male. Se potessi te lo regalerei io. E adesso passiamo invece al figlio di 1984, cioè 1Q84. Se Wikipedia non mi tradisce, Q si legge come 9 in giapponese, quindi il gioco di parole è mantenuto. È il nuovo Murakami, uscito in 3 volumi, i primi due credo nel 2010, ma non mi sono fatta le note sto giro, quindi non sono sicura. Teoricamente ce n'è una quarta parte in arrivo. Ho letto parecchie opinioni che sostenevano che l'emozione per l'arrivo di questo libro fosse sproporzionato e che quindi sia stato preceduto, insomma, da troppa attenzione. Io personalmente non mi trovo d'accordo, come al solito, mia opinione personale basta. Sarà che di Murakami, come di tanti altri, in realtà io leggerei anche gli scarabocchi sul margine del libro di matematica, me ne rendo conto, ha un modo di descrivere qualunque cosa in un modo eccezionalmente efficace per me. Sarà che mi sento di potermi relazionare con il setting, è settato negli anni Ottanta, per quanto sia il Giappone negli anni Ottanta, io non l'ho mai visto se non nei cartoni quando ero piccola, quindi non è detto che sia vero, però mi convince di riuscire a immaginarmelo piuttosto facilmente. Riesco a relazionarmi con i personaggi, se non altro per il range d'età e per, da certi punti di vista, ambizioni nella vita, non per la protagonista femminile. Io trovo che abbia uno stile che gli permette di inserire gli elementi soprannaturali, perché naturalmente c'è un mix intradimensionale di cui non ti dirò niente perché sennò chissà che cosa succede. Ha un modo di inserire gli elementi soprannaturali né in storie che fino a quel momento sono andate in modo quotidiano, in modo normale, in modo quasi di routine, che io trovo eccezionalmente efficace. Non importa che cosa stia raccontando, che sia un piano invisibile in un vecchio albergo o appunto passaggi di dimensione, la sospensione del giudizio per cui io credo alla storia non viene mai infranto. Io mi faccio volentieri guidare dovunque Murakami vada. Non mi ha per niente deluso e l'ho trovato stupendo. Credo che sia un lavoro grandioso, pieno di livelli e valsa la pena aspettare. Sono personaggi rotondi a cui io personalmente ho trovato facilissimo affezionarmi velocemente perché li capisci velocemente e come sempre questi libri così efficaci, in particolare quelli di Murakami, mi danno la fiducia che ogni singolo essere umano, se visto abbastanza da vicino, sia bello una volta che venga compreso. Ed è una storia che dilaga nella vita reale. Io personalmente nel periodo in cui lo leggevo l'ho letto ieri sera, quindi forse è presto per parlarne, l'ho finito ieri sera. Quindi forse è presto per parlarne, ma leggo fondamentalmente prima di andare a dormire e anche durante la giornata, anche magari nelle commissioni più noiose e comuni,
mi trovavo a tornare in questo mondo, in questa storia, perché è incredibilmente avviluppante. Esiste avviluppante? Non lo so, ha dei lunghi tentacoli che ti prendono anche quando sei lontano dal libro. Come al solito, fammi sapere cosa ne pensi di questi libri, se ne hai letti qualcuno, se hai intenzione di farlo. Fammi sapere cosa ne pensi di questo nuovo formato. Io spero che lo shock di passaggio del canale non sia troppo drammatico. Spero di essere riuscita a spiegare le ragioni dello stesso abbastanza a fondo. Ah, però aspetta, un angolino della posta anche. L'angolino della posta questa volta fa vedere due cartoline orrende. Dunque, la prima è piena di glitter e ha un'impaginazione niente male. Me la manda Marta dal lago di Garda. Vorrei farti notare che tutto questo è glitter, anche il pesce. Mi dispiace ammettere che ha un valido contendente in quella che mi manda Clara. Io non so come si legga, c'è scritto sopra, ridente città del nord della Svezia. Noi questi a Bologna li chiamiamo gli Umarell. Questa è solo una foto di Senior Citizens in bici. Poi volevo ringraziare Manuel che mi ha mandato, lo so che sono molto in ritardo, però un biglietto di Natale meraviglioso. Un altro splendido biglietto di Natale, non ha neanche l'indirizzo per rispondere, ma è veramente, veramente stupendo. Me la manda Lidia con una grafia dolcissima, io la ringrazio veramente tanto. E ci tengo a ringraziare anche Cristina, che mi ha fatto questo, mi ha mandato i candy canes e ci tengo a farle sapere che i deliziosi magnetini liguri che mi ha mandato, papà se li ha rubati e li ha messi tutti sul frigo. Niente, ripeto tutti gli auguri di prima, spero che questa struttura più snella possa piacerti e tranquilla perché ho una marea di libri di cui parlare, quindi conto di fare video di questo genere molto più spesso di prima. Spero che questo per te sia un dato positivo e quindi se ti va ci vediamo al prossimo. Ciao!